Buongiorno ragazze, benvenute in questo nuovo video. Nel video di oggi confrontiamo due mascara perché mi è arrivato l'altro giorno il nuovo mascara di Nabla, Vicious, ed è molto particolare, ma praticamente ha uno scovolino quasi identico, se non veramente identico, al Mor di We Makeup, quindi li andiamo a confrontare per vedere se sono davvero identici o se c'è qualche piccola variazione. Prima cosa che vi dico, il peso del mascara. Il mascara di Nabla pesa molto di più e questa sensazione vi dà l'idea che sia un prodotto un po' luxury. In generale, i cosmetici che hanno un peso o che comunque che sentite quando li tenete in mano, solitamente vengono fatti più pesanti per dare una sensazione di prodotto di qualità e un pochino di lusso. Poi, a livello di packaging, questo qui di Nabla è sicuramente più accattivante, più stravagante anche. Questo è il packaging del mascara di Nabla. Può piacere, come no, io ad esempio non lo apprezzo particolarmente perché sono più per i packaging semplici o comunque un pochino meno estrosi. Mi rendo conto però che sia molto particolare e che insomma tutti sono impazziti per questo packaging. A me personalmente invece non piace particolarmente e ha questo tappo con la testa di una pantera con gli occhi rossi. Per quanto riguarda il packaging, sicuramente innovativo. Questo invece è il packaging del mascara di We Makeup, sicuramente più semplice. Questi invece sono i due scovolini a confronto, quello sopra è quello di Nabla e quello sotto è quello di We Makeup. Sono veramente molto molto simili. Già così possiamo vedere che la formulazione di Nabla sembra essere un pochino più vinilica e più lucida. Direi di passare immediatamente all'applicazione e sul lato destro andrò ad applicare il Vicious di Nabla. Spero che si pronunci così, ma mi sembra di averlo sentito detto così proprio, e contate, c'è il bagherino che sta facendo un casino allucinante, contate che il mascara di Nabla l'ho già provato, ma è praticamente nuovo perché mi è arrivato proprio l'altro giorno, mentre il mascara di We Makeup, essendo uno dei miei mascara preferiti, praticamente è già utilizzato e quindi la formula risulterà un pochino più asciutta, un pochino più cremosa rispetto a un mascara appena aperto che solitamente tende ad avere comunque una formulazione un pochino più liquida. Non mi perdo in chiacchiere e comincio subito, andiamo ad applicare questo mascara. Non ho fatto trucco occhi, proprio per farvi vedere bene l'effetto. Ok, questa è una passata del Vicious di Nabla. Niente, bagherino, proprio oggi non ce la fa stare fermo. Comunque, dicevo, questa è una passata del Vicious di Nabla. Come vedete rilascia parecchio prodotto, ma anche quello di We Makeup sulle mie ciglia fa lo stesso effetto e difatti prendo un pettinino pulito e vado a pettinare da sopra, soprattutto la punta delle ciglia perché non mi piace che le ciglia siano tutte dello stesso spessore. Questo è un passaggio che faccio quasi con tutti i mascara, eh. Vedete, togliendo già la parte finale, tra virgolette, del mascara. No, ragazze, cioè il bagherino è salito sulla mensola. Lì ho un rossetto di Fenty, se lo butta giù è un disastro. Dicevo che ho tolto praticamente la parte finale
del mascara qui sulle punte. Adesso vado a fare una seconda passata, ma vedete che già con una passata sola comunque l'effetto è molto molto bello. Però a me piace l'effetto un po' drama, quindi andiamo con la seconda. Seconda passata fatta, faccio la stessa cosa che ho fatto prima. Questo passaggio negli anni per me è davvero diventato fondamentale ed è secondo me da provare, perché spesso mi chiedete come fai ad avere delle ciglia così wow, e sicuramente sono molto fortunata, però vi assicuro che se non faccio questo passaggio non vengono così bene. Ok. Effetto finale, per quanto mi riguarda, del mascara Vicious di Nabla. Ovviamente lo vado ad applicare anche sotto, ma voglio aspettare che asciughi un attimo, perché altrimenti mi si stampa ancora di più di quello che si è già stampato sopra. Io mi sporco con tutti i mascara, quindi non ci fate caso a questa cosa. È proprio perché ho la palpebra fissa più sporgente e le ciglia vanno proprio a toccare lì quando applico il mascara. Questo è l'effetto del Vicious. Adesso andiamo ad applicare il More da quest'altro lato. Ecco qui l'effetto finale di entrambi i mascara. Allora, appunto, da questo lato abbiamo il Vicious di Nabla, mentre da questo lato abbiamo il More di We Makeup. Mi giro anche un po' per farvi vedere. Ah no, ok, mette a fuoco quest'occhio. Volevo farvi vedere la curvatura, ma... Beh, comunque si capisce un po', volevo farvi vedere la curvatura di profilo delle ciglia, ma sì, dai, si capisce lo stesso. In ogni caso, traete voi le vostre conclusioni, per me sono entrambi due ottimi, ottimi mascara, vi dico anche le differenze di prezzo adesso. Allora, il Vicious di Nabla a prezzo pieno costa 23,90€. Mentre il mascara More di We Makeup a prezzo pieno lo troviamo sul sito a 18€. Quindi c'è anche una piccola differenza di prezzo, quello di Nabla è un pochino più caro, ma non è una differenza abissale. In entrambi i casi, ho visto che sul sito al momento sono entrambi scontati, entrambi i mascara li pagate non a prezzo pieno, quindi magari dateci un'occhiata. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete notato qualche differenza durante l'applicazione o anche a livello di effetto finale del mascara. Io vi do la mia personalissima opinione, sono praticamente identici o comunque quasi uguali, mi piacciono entrambi tantissimo e hanno un effetto secondo me spaziale, volume panoramico, molto volume alla radice e soprattutto mi sembra che vadano entrambi ad avvolgere molto bene le ciglia e hanno entrambi un effetto abbastanza vinilico per quanto riguarda la formulazione. Entrambi sono anche molto neri, quindi che dire ragazzi, secondo me a livello di qualità siamo lì, si equivalgono e anche l'effetto comunque mi sembra molto simile. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia utile per decidere effettivamente se acquistare o meno il mascara nuovo di Nabla. Vi mando un grosso bacio, vi lascio il close up e vi aspetto in un prossimo video.